Una medaglia al valore dalla Guardia Costiera americana ad un eroe italiano. Sto parlando di Sergio Cipolla. Questo è il nome e cognome dell'uomo, 55enne, ex luogotenente dei Carabinieri, adesso in pensione, che ha avuto l'enorme merito di salvare ben 14 persone naufragate davanti alle coste di Santo Domingo, al largo di Boca Chica. Quello attribuito a Cipolla, pensate che è uno dei premi più ambiti dai soccorritori di tutto il mondo e la sua azione sarà più significativa svoltasi nell'area dei Caraibi. Il riconoscimento gli sarà assegnato dall'AFRAS, l'ente che sostiene i volontari della Guardia Costiera. Carabiniere per 35 anni, poi istruttore di tiro, Sergio, ex sommossatore del nucleo insieme nel Blu di Pescara. Vive in Repubblica Dominicana e nel maggio del 2014 rispose ad una chiamata d'emergenza dalla difesa civile di Boca Chica. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione e per l'appunto la visualizzazione. Iscrivetevi se volete, commentate. Questo video vuole solo ed esclusivamente informare eventuali persone nel totale rispetto di Sergio Cipolla, a cui va tutta la mia stima, la mia ammirazione e il mio affetto. Grazie, un saluto.